se la regia c'è, noi mandiamo in onda quello che è il turno, il prospetto del turno del girone H della Serie D. Insomma, mentre le squadre si avvicinano, mentre le squadre pian piano vanno verso le panchine, insomma, si parte con quelli che sono i panchinari. Intanto andiamo a leggere quello che è il turno odierno. Insomma, il doveroso applauso mentre sulle panchine si avvicina anche il vicepresidente della Puteolana, Arcangelo Sessa. Insomma, tutto pronto, insomma, la Puteolana in campo. Scende in campo prima la Puteolana, prima della squadra avversaria. Andiamo prima con la classifica, col Taranto in questo caso primo con 34 punti, con il Nardò quest'oggi scende in campo, poi il Casarano 33, Fidelissandria 33, Picerno 32, 31 Lavello e Bitonto 29, 27 Team Altamura 26, Molfetta, Sorrento, Reale Agraversa e Cirignola 24, ci sono poi Fasano e Francavilla 19, 18 Brindisi, 15 Portici, 14 Gravina e 12 Fanalino di Coda, al momento la Puteolana. Le gare in ordine di quest'oggi: ieri si è giocata a Picerno Fidelissandria 2-0, Reale Agraversa Portici 4-0, 0-3 per il Taranto sul campo del Sorrento. Oggi si gioca Audace Cerignola Molfetta, Bitonto Team Altamura è stata rinviata, poi Brindisi Città di Fasano, Casarano Gravina è stata rinviata, Lavello Francavilla ed infine Puteolana Nardò. Mentre le squadre si dispongono in campo, andiamo a leggere le formazioni ufficiali. I Diavoli Rossi si schierano con Romano, classe 2002, fra i pali, poi Zingaro, Armeno, Fontana Rosa, Granata, Riccio, Romeo, Lauria, Guarracino, Scigliano e Ruggiro. Dall'altra parte invece Milli, Romeo, Stranieri, Potenza, Scancelli, Caputo, Lezzi, Valzano, Nicolao, Tornos e Massari. Un Nardò che dopo essere partito non proprio al meglio durante le prime giornate del campionato si è prontamente riscattato. Un Nardò che vuole continuare la propria corsa dopo il successo nell'ultimo turno di campionato. E comunque una Puteolana pronta a scendere in campo. Sul primo pallone verrà a tal proposito gestito da Lauria e Guarracino. Insomma, tutto pronto in questo avvio di gara. Ricordiamo la Puteolana che viene dalla sconfitta contro il Taranto, una partita giocata in maniera buona dagli uomini allenati da mister Ceramella. Non sono però arrivati punti, nonostante la prestazione, il gol del successo per la squadra avversaria è stato messo a segno da Guaita. Nella ripresa poi l'espulsione per doppia ammonizione di AB. La Puteolana che ha provato a cercare il pareggio, soprattutto con Guarracino, che ha avuto due nitide occasioni. E si parte finalmente, si parte col primo pallone gestito dalla Puteolana, il pallone che va dai piedi di Granata. Granata la palla in profondità alla ricerca di Romeo, che è partito quest'oggi dal primo minuto. Per lui una serie di panchine, oggi l'occasione di far vedere, insomma, di dimostrare chi è per lui. 3 gol in campionato, ricordiamo la doppietta contro il Picerno che valse un punto fondamentale, successivamente il gol in casa del Bitonto, un gol importantissimo per portare a casa 3 punti che hanno fatto morale e soprattutto classifica, quella che è la seconda vittoria, che è stata la seconda vittoria in campionato. Ora il pallone in mezzo con la palla che viene buttata fuori dalla squadra avversaria. C'è quindi il pallone di Ruggiro, un batti e ribatti tra le due squadre con la sfera che arriva al numero 90 Massari. Massari prova a lanciare il numero 7 Potenza, che non tiene però il pallone in campo, tant'è che la sfera finisce direttamente in rimessa laterale. C'è quindi Armeno sul pallone che andrà a battere. Si avvicina a lui Granata, così come anche il giovane Fontana Rosa. Altra sorpresa di questa nuova formazione della Puteolana. Schiera diversi calciatori diversi rispetto a quella che è stata la formazione scesa in campo contro il Taranto. Quindi Cigliano per Guarracino, che si gira e riesce a servire nuovamente il numero 10 della Puteolana. In profondità alla ricerca di Romeo. La palla è regolare. Romeo che affronta un difensore. Romeo contro il numero 5. Lo tira per la maglia, ma c'è l'intervento di Stranieri che tiene il pallone. Poi con qualche difficoltà la spazzano in avanti. Viene segnalata l'irregolarità ai danni del calciatore del Nardò e quindi si riparte. Dicevamo di un Nardò sorpresa del campionato. Lo scorso anno rischiava la retrocessione in eccellenza, ha formato una squadra in pochissime settimane per arrivare addirittura a stazionare al momento al primo posto in classifica, raggiunto dal Taranto in seguito alla vittoria contro il Sorrento.
e che vuole continuare a sognare. Ora il fuorigioco con Armeno, che protegge in ogni caso bene il pallone su Potenza, e quindi c'è Granata sul pallone pronto a ribattere la sfera. Quindi il giovane difensore Granata subentrato nella sfida contro il Taranto, ha messo minuti nelle gambe e quest'oggi parte da titolare. Ora il pallone lungo alla ricerca di Guarracino, che non ci arriva, la palla resta lì con Cigliano che si gira, c'è Armeno servito col pallone nuovamente per Cigliano, cerca una via di mezzo tra Guarracino e Romeo, non ci arriva nessuno, poi il batti e ribatti con Romeo che prova ad arrivare sul pallone, in questo caso non ci riesce. Passati in questo momento 2 minuti e 50 sul cronometro del direttore di gara, una Putiolana che si schiera con un 4-3-3, potremmo così dire, con Armeno e Zingaro sui due esterni difensivi, poi al centrocampo Fontanarosa, Cigliano e Lauria, dalla invece in avanti Ruggiero, in questo caso Romeo e Guarracino. Insomma, ancora una volta qualche cambio nell'undici iniziale da parte di mister Ciaramella. Ricordiamo ancora una volta lo faremo più volte durante questa diretta, il tifoso scomparso, storico tifoso giacomino, nella serata di ieri, grande dolore per tutta la città di Pozzuoli. Ora il pallone gestito da Ruggiero, può mettere il cross in mezzo, la finta, nuovamente la finta, salta l'avversario, può mettere la palla in mezzo, il pallone spedito direttamente in out con il calcio d'angolo in favore della Putiolana. Tutte le torri all'interno dell'area di rigore, si avvicina Granata, va anche Riccio in questo caso, mentre tornano in fase difensiva Zingaro e Lauria. Quindi Armeno sul pallone con il cross che andrà in mezzo per la squadra. Quest'oggi si presenta col completo celeste, la palla in mezzo, corta, poi il pallone che resta lì con Cigliano che prova la conclusione. Primo squillo ad ogni modo della Putiolana con Cigliano al quarto minuto di gioco. Putiolana che si fa subito vedere, ora il Nardò che riparte col pallone gestito sulla fascia, la palla in profondità, non ci arriva nessuno e batti e ribatti a centrocampo col pallone rialzato, poi nuovamente Riccio di testa, Guarracino la spizza nuovamente, il pallone arriva tra i piedi del Nardò, con la palla in avanti c'è poi la sfera tenuta dal numero 85 Tornos, che serve il compagno di squadra sulla fascia, può muoversi e decide di ripartire da dietro col giro palla del Nardò, poi la palla in profondità, non ci arriva nessuno e quindi nuova rimessa dal fondo con Romano, il giovane portiere Romano sul pallone. Ora c'è quindi Granata che serve Armeno, poi la finta di Armeno che elude la marcatura dell'avversario, decide di ripartire da Riccio, poi il pallone di Riccio per Zingaro che passa dall'altra parte, il pallone errato e quindi la rimessa per il Nardò col pallone gestito nel cerchio di centrocampo, recupera nuovamente la sfera sempre il Nardò che riparte da dietro col pallone gestito al numero 3 Romeo, riparte dal portiere Milli va da Stranieri il pallone lungo alla ricerca del numero 90 Massari, che però non la tocca, ma non basta, tanto aggiornamenti dagli altri campi, c'è il Lavello in vantaggio sul Francavilla, il gol a quarto minuto di Burzio, portare in avanti la squadra di casa. Ora il pallone è gestito invece dal Nardò con la palla in avanti alla ricerca di Guarracino, batti e ribatti con Lauria che non riesce a tenere il possesso del pallone, la sfera per il numero 7 del Nardò, Potenza, uno dei calciatori della squadra ospite che maggiormente sembra poter spingere questo avvio di gara. C'è quindi Riccio, il pallone di Riccio che viene gestito, poi la sfera per Ruggiero va da Cigliano si gira alla ricerca dei compagni e trova Lauria col pallone fra i piedi, cerca Armeno, poi si gira attorno, decide di ripiegare da Granata, si riparte insomma da dietro nuovamente per Lauria che cerca i compagni, nessuno sembra farsi vedere, si riparte quindi da Riccio va da Zingaro il pallone lungo per Guarracino che lo tiene, può farsi vedere Guarracino,
il pallone tenuto per Armeno. Armeno prova a superare l'avversario, un dribbling, il secondo dribbling, poi lo porta il pallone sul fondo, può mettere il cross in mezzo, il cross arriva ribattuto con il Nardò, che ha difficoltà nel ripartire, poi fallo commesso da Armeno e quindi calcio di punizione in favore del Nardò. Quindi si riparte col pallone gestito dal Nardò sulla propria tre quarti, permette alla squadra ospite di ripartire, una Putelana che gioca molto la palla, poi c'è bisogno di trovare la conclusione negli ultimi 30 metri, l'azione decisiva potremmo così definirla. Quindi il Nardò amministra il pallone, poi Tornos alza la sfera, c'è Fontanarosa che di testa la alza nuovamente, poi Cigliano che serve in maniera ottima a Lauria, Lauria cerca i compagni, si gira attorno a sé, decide di andare da Fontanarosa, nuovamente Lauria si gira, va da Cigliano si porta a spasso il calciatore avversario, poi va da Armeno il pallone per Guarracino che la stoppa di petto, Guarracino provare la conclusione, ribattuto, il pallone resta lì con Romeo che non riesce ad approfittarne, poi Massari, la palla in avanti del Nardò, nuovamente il pallone alla ricerca del numero 7 Potenza e quindi granata per Lauria, la sfera per Cigliano serve Ruggiero in avanti, sbaglia il passaggio e riparte con Lezzi. Il Nardò va in avanti, sempre il Nardò con Nicolao tiene la sfera al piede, poi prova a saltare l'avversario, non ci riesce, riconquista la sfera la Putiolana con Cigliano può avanzare, il pallone per Ruggiero, può mettere il cross in mezzo Ruggiero, tutti all'interno dell'area, il pallone in mezzo Guarracino, la palla resta lì con Romeo, può provare la conclusione, punto all'avversario, Romeo ha qualche problema nella gestione, arriva in suo supporto in maniera giusta Lauria, poi Armeno che può mettere il cross, decide nuovamente di andare sul fondo, il cross ora arriva la palla in mezzo, non c'è però nessuno, c'è quindi Cigliano dal limite dell'area, il tiro, nuovamente Cigliano, nuova chance, dopo la chance al terzo minuto arriva quella al nono, sempre targata Cigliano. E quindi si riparte con l'animessa dal fondo per il Nardò, una Putiolana che però si è fatta vedere già in ben due occasioni, entrambe con Cigliano dalla distanza, prima i cross dalla fascia da una parte con Armeno e dall'altra con Ruggiero, poi la conclusione di Cigliano che non ha trovato però lo specchio, il Nardò in gestione del pallone in profondità con la palla che finisce fuori, sempre alla ricerca di Potenza che prova in ogni modo, sta cercando in qualche modo a saltare la difesa della Putiolana in velocità. Ora la sfera gestita da Cancelli che va da Lezzi il pallone per il compagno di squadra, gestisce sulla fascia, può mettere il cross, affronta numero 11 Ruggiero, il pallone che viene perso dal Nardò con la Putiolana che può ripartire, la sfera lanciata per Guarracino, il passaggio errato con il Nardò che riparte, quindi c'è Massari, la sfera gestita da Massari, poi Potenza salta Armeno, può mettere il cross in mezzo, il cross arriva, c'è la ribattuta di Fontanarosa con il calciatore della Putiolana che secondo il signor Grassi di Forlì ha toccato col braccio la sfera e quindi calcio di punizione per il Nardò dalla destra. C'era Potenza sul pallone che lascia però il compito della battuta al compagno di squadra. C'ha il compito della battuta al numero 11 Caputo. Insomma, preparativi per per il calcio di punizione per il Nardò. Mentre dagli altri campi non ci sono al momento aggiornamenti, iniziate tutte le altre partite in programma per la giornata odierna. Il pallone in mezzo, la ribatte fuori Guarracino. Poi c'è il pallone con Lezzi in mezzo per Tornos che non la tocca, ma c'è il fuorigioco sul cross di partenza, insomma fuorigioco della squadra del Nardò e quindi punizione in favore della Putiolana. Sul successivo tiro la prende di volto, col volto Romano, insomma difficoltà il calciatore, ha bisogno del massaggiatore con il capitano Riccio che va a sincerarsi delle condizioni del proprio compagno di squadra, il classe 2002, uno dei portieri che maggiormente ha dimostrato le proprie capacità
queste ultime settimane, quello della Puteolana Romano, autore di ottime parate in tutte le gare in cui è sceso in campo, insomma, dall'arrivo dell'era Guarino. Ricordiamo insomma i risultati al momento in campo: Brindisi, Fasano, poi Cerignola, Molfetta, Lavello, Francavilla e Puteolana Nardò. E Lavello in vantaggio contro il Francavilla per il gol messo a segno al quarto minuto di gioco. Tutto pronto insomma per ripartire con la Puteolana, che mercoledì sarà impegnata nel recupero contro il Sorrento per poi avere a sua propria disposizione la giornata di riposo il 14 marzo. Tutto pronto insomma per ripartire. Siamo al tredicesimo minuto di gioco. C'è quindi Romano col pallone lungo alla ricerca di Fontanarosa. Ci arriva però prima Tornos, che serve il compagno, poi Armeno tiene il pallone, finta e contro finta contro l'avversario, prova a saltarlo, poi il pallone in profondità alla ricerca di Guarracino, che è partito però in posizione di fuorigioco secondo il direttore di gara, quindi fuorigioco, e si riparte col calcio di punizione in favore del Francavilla. Quindi calcio di punizione, mentre un Nardò che nelle statistiche conta, contando anche la gara odierna, 21 partite giocate, 35 punti, tra cui 10 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, sono 24 i gol segnati, mentre 20 quelli subiti. Ora batti e ribatti di testa con Lauria, che serve Cigliano, poi viene riservito, cerca i compagni, si gira attorno a sé, salta con un'ottima finta l'avversario, il pallone d'esterno alla ricerca di Guarracino. Attenta però la difesa del Nardò con Lezzi, poi serve il compagno di squadra, il numero 11 Caputo, che affronta Zingaro, si gira Caputo, serve il numero 26 Lezzi che dialoga con i compagni e si riparte da dietro. Quindi il pallone gestito dalla retroguardia con la sfera che viene quasi riconquistata da Ruggiro, che in scivolata non riesce a riprendere il pallone, quindi la sfera che va dai piedi di Potenza, che cade a terra. Secondo il direttore di gara c'è il fallo, con Potenza caduto a terra in seguito al contatto, anche se minimo, con Armeno. Numero 7 Potenza, punizione quindi dalla tre quarti per il Nardò, con Caputo sul pallone, tutti all'interno dell'area di rigore, gli uomini della Puteolana rannicchiati al limite dell'area in poi. La palla in mezzo, la spizza, granata, il pallone sta per andare fuori, prova a raggiungerlo un calciatore della squadra Flegrea, Fontanarosa per la precisione, ma non ci arriva. Arrivati al quarto d'ora di gioco, ancora 0-0 qui al 0-0 qui al Domenico Conte di Arcofelice. Ora il pallone gestito sulla fascia dal Nardò, con la sfera che viaggia nei pressi della bandierina dell'out, nuova rimessa laterale col Nardò che prova a prendere spazio, prendere metri dopo un avvio a tinte granata. Ora il pallone in mezzo, la spizza, e c'è l'intervento di Romano col portiere, col giovanissimo portiere della Puteolana, che ha ricevuto praticamente un calcione in faccia, sicuramente non volontario, però fatto veramente male questo calcione, col portiere a terra. La ricerca di cure mediche, ora gioco fermo insomma, in attesa di quelle sono le cure a favore del calciatore della Puteolana. Insomma, tutto sembra poter procedere con le cure mediche, con l'arbitro che ha prontamente chiamato i sanitari, dando a leggere quello che è il calendario del Nardò. Abbiamo prima riferito di come la Puteolana sarà impegnata prima col Sorrento e successivamente avrà il turno di riposo, mentre per il Nardò scatterà direttamente il turno di riposo, poi la sfida contro il Real Graversa, Casarano in trasferta, e successivamente la sfida col Città di Fasano tra le mura amiche. Un calendario fitto anche per la squadra ospite, che ha in panchina un allenatore giovanissimo, Danucci, che da calciatore ha dimostrato le proprie qualità all'interno della propria
della propria società. Abbiamo ascoltato ai microfoni di Campi Flegrei anche l'amministratore unico Alessio Antico nei giorni scorsi, che ci ha testimoniato come a Nardò è sentita questa partita con la Puteolana, considerando che la squadra di Pozzuoli è una squadra storica. Molti tifosi ricordano come sia ancora più antica del Napoli, insomma la squadra di provincia. Tutto intanto pronto con Romeo, con Romano pronto per la battuta del calcio di punizione, seguito insomma alle cure mediche dei sanitari scesi in campo per lui. Quindi il pallone di Granata, che prova a servire qualcuno, non si è capito chi. Quindi Lezzi a terra con Cigliano, che come un vero mastino riesce a conquistare palla e calcio di punizione. Intanto c'è un battibecco tra Cigliano e Lezzi, che si anima con tutti i calciatori a centrocampo, insomma come tra virgolette tutte scaramucce che si rispettano, numerosi calciatori a contendersi il pallone. In questo caso però abile Cigliano a conquistare il pallone, a riprendere il pallone. In questo caso però viene punita la sua irruenza, ammonizione per lui e per Lezzi. Quindi primi due ammoniti in questo caso, ammonito Cigliano per la Puteolana e Lezzi. E Cigliano per Cigliano e Lezzi. Quindi tutto pronto per la battuta del calcio di punizione. Seguito alle tante interruzioni, l'arbitro ha già comunicato all'assistente che saranno almeno due i minuti di recupero per questa gara. Ora si riparte con Riccio, il pallone alla ricerca di Armeno, che per un soffio non ci arriva. E quindi nuova rimessa, si fa questa volta rimessa laterale in favore del Nardò. Puteolana però in pressione con tutti i calciatori all'interno della metà campo del Nardò, per riconquistare subito il pallone, per cercare in qualche modo di conquistare la sfera. Ora Granata che la alza, poi Tornos, poi Armeno, salta anche Romeo. La sfera riconquista dal Nardò, ma c'è nuovamente Cigliano che permette ai suoi di riconquistare la sfera. Fontanarosa va da Ruggiero, Ruggiero prova a saltare l'uomo, si gira su se stesso, comprende che c'è spazio di fronte a sé, va avanti, può mettere il cross in mezzo, vanno all'interno dell'area sia Guarracino che Romeo. La palla viene però ribattuta e quindi Zingaro sulla rimessa laterale, nuovamente per Ruggiro che perde però la sfera con Lezzi che la riconquista, poi il compagno di squadra la butta in avanti per Tornos. Tornos si gira, batti e ribatti, la sfera finisce fuori con il Nardò che voleva partire in contropiede, però la Puteolana ha ripiegato subito in fase difensiva, riuscendo di conseguenza a chiudere gli spazi. Ora il pallone che viene gestito dalla retroguardia, il numero 3 Romeo va da Stranieri, d'altra parte c'è Cancelli, in pressing va Lauria, dall'altra parte ora sta andando Guarracino, Guarracino in pressing, poi la palla in avanti alla ricerca di Tornos che prova a spizzarla, il Riccio è attento, la spedisce in avanti Zingaro, ci arriva Romeo che la stoppa bene, stoppa a seguire, salta l'avversario Romeo, poi serve Lauria, Lauria si gira, decide di andare da Cigliano. Ottimo Cigliano in questi 20 minuti di gioco iniziali, poi il pallone per Ruggiero, la finta è nuovamente per Cigliano che si gira, può mettere il pallone in mezzo, il pallone arriva troppo sul portiere, troppo su Milli, e riparte il Nardò con il numero 3 Romeo, cerca i compagni, decide di andare dall'altra parte alla ricerca di Tornos, parte però in fuorigioco l'attaccante del Nardò e quindi si riparte con un calcio di punizione in favore della Puteolana, mentre c'è un battibecco tra Danucci e mister Ciaramella per qualche parolina di troppo da parte di Cancelli nei confronti della natura originario di Durazzano. Ora c'è quindi Riccio, qualche difficoltà nella gestione del pallone, conquista però la rimessa laterale con il giovane Zingaro sulla rimessa. Gli under in campo per la Puteolana sono Romeo classe 2001, Granata 2000, Zingaro 2000 e poi Romano 2002. Dall'altra parte invece gli under Milli 2000, poi Cancelli 99, Lezzi 99, Massari 2002, Valzano 2002. Una formazione molto giovane per il Nardò. Mentre il pallone
che viene gestito da Torno su qualche difficoltà per il Nardò, che esce dal pressing, prova a ripartire con la Putiolana che va in pressing con Romeo, poi c'è Armeno che va a pressare Potenza ripiega su Cancelli si gira il pallone in profondità, interviene però Granata che la spedisce direttamente in rimessa laterale. Arrivati al 22esimo, anzi superato il 22esimo minuto di gioco, quindi Cancelli per Tornos per Potenza che prova a servire il compagno senza riuscirci, poi Cigliano stoppa bene il pallone, va da Guarracino che di prima intenzione prova a servire Romeo si gira, prova a saltare l'avversario senza riuscirci, poi batti e ribatti col pallone riconquistato da Lauria, quindi Cigliano che può andare da Ruggero viene servito, pressato da due avversari, li salta e conquista un buon fallo dalla tre quarti, ottimo in questo caso lo spunto da parte di Ruggero e quindi punizione conquistata dalla tre quarti per la Putiolana, anche se ha qualche difficoltà nel rialzarsi. Intanto dagli altri campi al 21esimo minuto Alexic colpisce il palo nella sfida tra Lavello e Francavilla, risultato quindi che resta inchiodato sull'1-0 in favore della squadra di casa. Quindi Armeno sulla punizione. Pallone di Armeno in profondità con la palla che viene toccata dal portiere, poi da Riccio, la carambola permette al Nardò di conquistare la rimessa dal fondo, sfortunata in questa occasione la squadra flegrea. Quindi riparte il Nardò col pallone gestito da Straniri, poi Romeo che dialoga col compagno, la palla in progressione con la Putiolana che va in pressing che funziona in questo caso, anche se più che altro c'è stato l'errore del Nardò e quindi il pallone gestito da Ruggero e può mettere il cross in mezzo alla sfera col giocatore che dialoga con Guarracino, in questo caso però è partito in posizione di fuorigioco il numero 9 della Putiolana, Guarracino, e quindi si riparte con il calcio di punizione in favore del Nardò. Due palloni in campo, c'è bisogno di buttarne fuori uno, insomma si può tornare insomma a giocare col pallone gestito dal Nardò, la sfera dal numero 3 Romeo, la palla in avanti con Fontana Rosa che la riconquista, la Putiolana che può ripartire, sempre Fontana Rosa, il pallone per Lauria si gira, decide di farsi spazio tornando qualche metro indietro, poi c'è il pressing, lo elude in maniera anche elegante, quindi Lauria di esterno, il pallone alla ricerca di Guarracino, poi nuovamente Lauria prova a servire il compagno, non ci riesce, riparte quindi il Nardò con Potenza, il solito Potenza affronta Granata, Potenza prova a superarlo, il pallone finisce sulle gambe del difensore della Putiolana e quindi rimessa per il Nardò. Numero 8 Cancelli. Poi Tornos, c'è il pallone che viene perso all'interno della rigore dalla Putiolana e viene poi riconquistato con la Putiolana che riparte, c'è quindi Cigliano che una finta salta all'avversario, il pallone in profondità alla ricerca di Romeo può scattare su di lui, c'è il difensore del Nardò, va Romeo, non arriva per un nulla sul pallone col Nardò che riparte, c'è quindi il pallone riconquistato da Zingaro, poi Riccio innesca Cigliano si gira, cerca i compagni, va da Ruggero nuovamente per Cigliano, cerca Lauria, lo trova poi nuovamente Lauria, va da Riccio può avanzare, c'è qualche metro di fronte a sé, decide di affidarsi a Lauria si gira, cerca sempre i compagni, in questo caso trova Granata si guarda intorno, decide chi servire, va alla fine da Riccio, Putiolana insomma che è imposta dal basso, quindi Riccio che può avanzare, nessuno va in pressing, prova il passaggio per Zingaro, passaggio errato, pallone troppo lungo e quindi rimessa per il Nardò. Il pallone quindi per Tornos, la sfera gestita dal Nardò con la sfera per
per potenza che prova a superare l'avversario, non ci riesce con la Puttana che riconquista il pallone e la sfera per Romeo, che torna indietro e decide di far ripartire i suoi gol. Pallone per Armeno, la sfera per Granata. Granata riparte da Romano. Romano rischia qualcosa, ma è bravo nel servire. Granata, poi Armeno. Armeno supera l'avversario, lo supera in velocità con Armeno che parte. Il pallone per Guarracino, la palla si impenna, poi nuovamente Armeno, sempre per Guarracino che di testa serve Cigliano. Provare la conclusione, Cigliano si gira, il pallone per Guarracino, non si intendono i due e quindi si riparte col Nardò. Va dalla palla in avanti per Tornos, la sfera finisce sui piedi della Puttana con Fontanarosa, il pallone per Zingaro che va da Ruggiero. Ruggiero per Cigliano, il pallone per Armeno. Armeno cerca i compagni, decide di riandare nuovamente da Granata, poi il pallone alla ricerca di Guarracino, che sul quale però è attento il difensore. Ora il pallone gestito da Lauria, la palla in mezzo con la sfera che viene riconquistata dal Nardò. C'è quindi Romeo che fa ripartire i suoi col pallone gestito per il numero 33 Nicolao, poi la palla che arriva a Lezzi che va da Massari, bravo e attento Granata con la sfera che va da Cigliano. Poi c'è Lauria nuovamente per Cigliano che può avanzare, c'è spazio di fronte a sé, si gira, cerca i compagni. Decide di andare da Lauria di prima per Ruggiero, provare la conclusione Ruggiero, il tiro di Ruggiero, il gol di Ruggiero e vantaggio alla Puttana, va in rete Ruggiero, 1-0 per i Diavoli Rossi al Domenico Conte, una rete straordinaria, Ruggiero porta in vantaggio alla Puttana, 1-0 al Domenico Conte di Arcofelice, un momento che si aspettava da troppo, finalmente la rete del vantaggio, 1-0 Puttana, gol di Ruggiero. Insomma, ora palla nuovamente al centro e si riparte col gol firmato da Ruggiero. Puttana in vantaggio. Ora non si deve mollare. Arrivati alla mezz'ora di gioco, Puttana in vantaggio col gol di Ruggiero. Quindi il pallone gestito da Granata con la palla in avanti alla ricerca di Guarracino, partito però in posizione di fuorigioco e quindi punizione col calciatore partito in questo caso in fuorigioco e quindi punizione per il Nardò che riparte col pallone gestito da Lezzi con la sfera per Romeo, poi la sfera che va dall'esterno per Nicolao, va in pressing Zingaro con la palla che va da Lezzi, Lezzi dal numero 5 stranieri che avanza palla al piede, quindi il Nardò il pallone in profondità, la sfera fuori e quindi Puttana che può ripartire con Zingaro, ha preso coraggio, squadra allenata da mister Ceramella dopo lo splendido gol messo a segno da Ruggiero. Una rete straordinaria, un gol che potremmo dire era nell'aria per come si stava muovendo la Puttana e soprattutto per le azioni create in avvio. Ora la palla ribattuta nel cerchio di centrocampo con Potenza che serve il compagno, poi il pallone per Massari che non la gestisce bene e quindi rimessa con Armeno sul pallone. Il pallone per Cigliano che sbaglia lo stop, quindi Lezzi la riconquista. Lauria sembrava in maniera regolare, secondo l'arbitro invece no, c'era, secondo il direttore di gara c'era il fallo, quindi si riparte col calcio di punizione in favore del Nardò con la sfera gestita dal numero 3 Romeo. Poi il pallone di Lezzi alla ricerca di Potenza, salta Armeno che anticipa il calciatore del Nardò, non riesce però ad evitare il calcio d'angolo. Quindi il pallone che va dalla destra con il numero 11 Caputo sulla sfera
la battuta di questo calcio d'angolo. Il pallone in mezzo, la spizza un calciatore del Nardò, la sfera finisce fuori e quindi si riparte con la rimessa dal fondo con Romano sul pallone. Romano sul pallone, ora con tutta calma può andare il classe 2002 dopo la rete del vantaggio firmata da Ruggiero. Finalmente la Puteolana in vantaggio, ora il pallone gestito da Tornos, va in avanti, cade a terra e c'è la punizione. La punizione in favore del Nardò dalla tre quarti al 32esimo minuto. Superato il 32esimo minuto, ora la Puteolana difende con tutti gli effettivi dietro la linea del pallone. Il calcio di punizione è battuto subito al Nardò, non c'è stato però il fischio del direttore di gara e la battuta deve essere in questo caso ripetuta. Tanto risultati invariati sugli altri campi. Mentre c'è il nuovo calcio di punizione con il pallone che viene gestito sempre dai soliti del Nardò sulla punizione. Il pallone per Potenza, la palla al volo di Potenza che finisce direttamente sui palazzi stazionati di fianco al campo. Quindi rimessa dal fondo. Quindi si riparte con la rimessa dal fondo. Ora il pallone lungo. Col pallone gestito da Romeo, il pallone in avanti alla ricerca del numero 11 Caputo che non la riesce a tenere in campo e quindi rimessa per la Puteolana. Puteolana che ora cerca in qualche modo di addormentare il gioco in seguito al vantaggio, un vantaggio importantissimo. Gol che ha sbloccato i Diavoli Rossi che avevano trovato l'ultima rete nella sfida persa contro il Fasano, è stato 3-1. In quel caso però una gara del tutto diversa. Ora la Puteolana che invece spadroneggia qui al Domenico Conte. Quindi Lauria per Fontanarosa che avanza. Fontanarosa si gira. C'è Cigliano col pallone alla ricerca di Armeno. Armeno che prova a tenerlo in campo. Non ci riesce e quindi si riparte con la sfera in favore del Nardò. Mentre il direttore di gara ha qualcosa da dire nei confronti del calciatore della Puteolana. Ora il pallone gestito al Nardò con qualche polemica con Guaracino. Intanto la palla si alza con Granata che la spizza alla ricerca di Ruggiero. Ruggiero per Romeo, fa ripartire la Puteolana, c'è quindi Romeo, palla al piede, Romeo fa un dribbling, Romeo cade a terra, sembra esserci il calcio di punizione, per il direttore di gara non c'è niente, quindi si continua a giocare con Ruggiero che può provare la conclusione, si gira, decide di servire Zingaro, può andare il cross in mezzo, il cross arriva, un cross lungo, può arrivarci Romeo la spizza, la palla si impenna e finisce fuori. Viene invocato un ultimo tocco da parte del calciatore del Nardò, per il direttore di gara non c'è nulla e quindi si riparte con la rimessa dal fondo. Quindi il pallone in rimessa laterale con la sfera alla ricerca del numero 30, deve essere in questo caso Nicolao, 33, il numero 33 che viene servito, palla persa. E quindi si riparte col possesso per la Puteolana. Quindi Riccio sul pallone. La sfera di Riccio, il pallone lungo alla ricerca di Romeo. Quella sfera arriva nei piedi di Armeno. Va da Lauria.
poi il pallone per Granata, ci pensa Lauria che si gira attorno, cerca i compagni, trova Romeo, Romeo va verso il centro, poi il pallone per Cigliano di prima intenzione per Armeno che la prolunga bene, salta un avversario, prova a saltare anche il secondo, salta il secondo Romeo, il tiro, la palla, arriva Romeo, il gol di Romeo, 2-0 Puteolana, Domenico Conte, ancora lui, ancora Romeo. Dopo la rete contro il Bitonto, torna a giocare Romeo e va in rete, 2-0 Puteolana, il raddoppio, si mette dietro tutti, Romeo, doppio vantaggio della Puteolana dopo lo strepitoso dribbling di Armeno, il tiro sulla ribattuta, pronto Romeo che segna il suo quarto gol in campionato, Puteolana 2. Nardo 0 al Domenico Conte di Arcofelice. Si riparte nuovamente col pallone gestito in questo caso nuovamente dal Nardo, 2-0 per la Puteolana al 37esimo. Ora il pallone lungo con Zingaro che riesce a servire direttamente Romano, euforia al Conte dopo la seconda rete della Puteolana, il pallone di Romano, la palla lunga alla ricerca di Guarracino, poi la palla di Armeno con Lauria, stop a seguire, Lauria prova a saltare l'avversario, la palla va in rimessa laterale per il direttore di gara, la rimessa è per il Nardò, si riparte con Tornos. Poi la sfera gestita quindi dal Nardò, la punizione in favore. Punizione in favore del Nardò e quindi insomma ricordiamo il punteggio, 38esimo minuto, Puteolana 2, Nardò 0. A segnare i gol del vantaggio della Puteolana sono stati in questo caso Ruggiero con una splendida rete dalla distanza e poi Romeo. Poi Romeo che figla il 2-0 parziale questo primo tempo. Mentre tra Cerignola e Molfetta arriva il gol del Cerignola firmato da Malcore. Ora il pallone in mezzo con Guarracino che la spizza, la palla finisce fuori direttamente rimessa laterale. Insomma, poco più di 5 minuti al termine del primo tempo, ricordiamolo ancora una volta, Puteolana 2 Nardò 0, un risultato importantissimo ai fini della classifica e soprattutto una vittoria che potremmo magari dire dedicata allo storico tifoso Giacomino scomparso nella giornata di ieri. Ora il pallone gestito dal Nardò sull'altezza della bandiera, il pallone in mezzo, nessuno la tocca, c'è Tornos con Armeno che la spedisce, poi Romeo che la spedisce in avanti, Romeo che nel gol, nell'esultanza per la rete, ha indicato la P di Pozzuoli, insomma. Ricordiamo Romeo capocannoniere al momento della Puteolana con 4 reti. 2 siglate contro il Piceno, ora passaggio rischioso di Fontanarosa, il pallone spedito in avanti da Romano, poi la palla gestita ora da Armeno che salta due avversari, cade a terra, conquista il fallo, ottimo in questo caso lo spunto di Armeno, come ottimo è stato lo spunto in occasione del gol singlato da Romeo, possiamo dire che metà del merito del gol è proprio di Armeno, bravo a saltare gli avversari, bravo a mettere quel pallone, a tirare quel pallone verso la porta, ancora più bravo Romeo a buttarlo in rete. Ora quindi il pallone è gestito dal Nardò con la sfera che viene venuta da Caputo, poi serve il compagno, viene persa e quindi la Puteolana che riparte con Guarracino che fa partire il contropiede, Guarracino salta l'avversario, Guarracino parte palla al piede, può provare la conclusione Guarracino, la finta, la controfida, il tiro di Guarracino, la parata del portiere, ma ancora Puteolana. 41esimo minuto, una Puteolana che continua a spingere, una Puteolana che continua a farsi vedere dopo il 2-0, galvanizzati i ragazzi allenati da Ciaramella.
Ora Armeno, meno sul pallone, che può mettere il cross in mezzo, il cross arriva, la spedisce fuori il calciatore del Nardò, la palla che va direttamente alla ricerca di Massari, c'è poi Zingaro con un campanile a cercare gli attaccanti, c'è quindi il numero 33 che tiene il pallone, si continua a giocare con la Putulana che riconquista la sfera, c'è quindi Armeno sulla fascia che può saltare l'uomo, Armeno va verso il centro, salta l'uomo, Armeno prova il tiro, Armeno finisce fuori. Questo caso Putiolana che si fa vedere in due occasioni, una Putiolana che tanto stava facendo in questo primo tempo, che si avvia verso la conclusione. Ora il pallone gestito dal Nardò con potenza che serve Massari, poi c'è il pallone spedito in avanti, potremmo dire saggiamente, da Fontanarosa. Quanto mancano 2 minuti e mezzo alla conclusione, alla conclusione del primo tempo, mentre c'è qualcosa da dire tra Potenza e Ciaramella. Ora il pallone gestito da Stranieri al centro del campo con la sfera che arriva sugli esterni, poi il pallone in mezzo, c'è quindi Granata, il pallone che arriva dalle parti di Cigliano che fa ripartire i suoi. Quindi Cigliano per Romeo che tiene la palla fra i piedi, Romeo apre per Lauria. Lauria può saltare l'avversario, decide di ripartire da Armeno. Armeno si guarda intorno, fa girare l'avversario come una trottola, poi però nel tentativo di servire il compagno non riesce, quindi punizione per il Nardò con Valzano sul pallone. Quindi il pallone gestito dal Nardò quando manca 1 minuto e mezzo alla conclusione del primo tempo. Poi la sfera. C'è quindi Cancelli. Il pallone che viene gestito da Valzano, batte e ribatte, quindi Lauria tiene la sfera tra i piedi. Il pallone per Guarracino steso, intanto Lauria da un avversario. Per il direttore di gara non c'è nulla, Valzano intervento molto duro nei confronti del numero 8 della Putiolana, si continua a giocare. Ora la sfera con Riccio che la ribatte, poi il pallone per Zingaro, Zingaro va da Granata, Granata può avanzare palla al piede, il pallone per Lauria, 30 secondi con il pallone di Romeo. Si becca gli applausi dei pochissimi presenti quest'oggi al Domenico Conte, e quindi Armeno sul pallone. Ora il pallone di Cigliano, la gestisce bene Cigliano, poi Fontanarosa per Riccio, mancano 10 secondi, poi con eventuale recupero. Ora il pallone sul quale c'è il fallo sul numero 26, Lezzi, e quindi Nardò che riparte, diamo l'entità del recupero, 2 minuti di recupero a segnale del direttore di gara, con fallo commesso in questo caso da Armeno su Potenza, e quindi punizione dalla tre quarti, con Potenza che ha sempre qualcosa da dire nei confronti di mister Ciaramella. Quindi Caputo sul pallone con la barriera che viene disposta quando manca 1 minuto e mezzo, 2-0 parziale qui al Domenico Conte di Arcofelice, col pallone dalla destra di Caputo. Caputo pronto a mettere il cross in mezzo, il pallone di Caputo salta mezza difesa della Putiolana, poi Cigliano la spedisce in avanti, va Lauria pressing, poi decide di fermarsi, si risparmia quando mancano 50 secondi alla conclusione del primo tempo, quindi Caputo, il pallone per il 5 Stranieri, poi Romeo, la palla per il numero 26 Lezzi, la sfera per Caputo, c'è quindi Romeo,
sfera per Caputo, che serve in questo caso il numero 33, la palla è in mezzo con Armeno che la spizza, poi c'è quindi Romeo, quale si avventa, calciatore del Nardò, la palla in mezzo con Torcos che la spedisce praticamente al di fuori dell'impianto di gioco, e finisce qui il primo tempo tra Putiolana e Nardò allo stadio Domenico Conte di Arcofelice. Ricordiamo il parziale 2-0, le reti seglate nel primo tempo da Ruggiero e da Romeo. Ci vediamo tra pochi minuti sempre sulla pagina della Putiolana 1902 per il secondo tempo tra Diavoli Rossi e Nardò. Di birra, caffè, casalino, se tieni un caffè un po' me lo prendo. Ma di dolce? No, di dolce no. Grazie.
è proprio paradosso. No, ma anche già raccontano fatta roba. Ma la già segui con qua Instagram? Sì, sì. Ma mi vorrei, ma perciò ci stiamo. Ma quello Claudio è... Ma si può non so su. Ma è già picchiato?
Gaetano, mentre stanno entrando in campo partiamo. Dimmi quando posso andare. Sì, sì, dice questa vittoria è importante per il morale che c'è una mella. Marco, quando vuoi tu, vai. Chieda il terzo. 3, 2, 1, vai. Tutto pronto per il secondo tempo tra Putiolana e Nardò allo stadio Domenico Conte di Arcofelice. Ci sarà un cambio nelle fila della squadra ospite, entrerà il numero 98 Gallo. Vedremo al posto di chi in questo caso. Insomma, tutto pronto. Ricordiamo Putiolana in vantaggio con il risultato di 2-0. Le reti messe a segno dal giovane Romeo, il gol del 2-0, mentre la rete del vantaggio iniziale è stata siglata dall'esperto Ruggiero. Insomma, esce il numero 98, entra il numero 98, mentre esce il numero 90 Massari. Quindi Massari fuori ed entra Gallo. Tutto pronto per l'avvio del secondo tempo col pallone che sarà gestito dal Nardò. Tutto pronto insomma per ripartire. Putiolana galvanizzata da un avvio di gara, potremmo definirlo perfetto per i Diavoli Rossi, che sono resi prima pericolosi in due occasioni con Cigliano dalla distanza, poi è arrivato il tanto atteso gol del vantaggio firmato dalla distanza da Ruggiero e successivamente la rete del successivo raddoppio col giovane Romeo, classe 2001, al momento capocannoniere della squadra in celeste quest'oggi con ben 4 reti all'attivo, mentre andando ora in cronaca c'è quindi nuovamente Roma, il pallone per Guarracino che non ci arriva a causa
dell'errore in questo caso nel passaggio di Romeo, poi il fallo commesso dal giovane 2001. Ricordiamo invece i parziali dagli altri campi: Lavello in vantaggio 3-0 sul campo del Francavilla, il Brindisi invece che ha concluso il primo tempo in vantaggio sul Fasano con risultato di 2-0, mentre c'è il 2-1 in campo tra Cerignola e Molfetta, il 2-1 messo a segno da De Cristofaro, mentre a Lavello il 3-1 di Leonetti al quarto del secondo tempo. Ora il pallone gestito nel cerchio di centrocampo dal Nardò. Col fallo conquistato, il capitano del Nardò ha qualcosa da dire nei confronti del direttore di gara, dovrebbe essere il numero 5 Stranieri. Ora il pallone di Lezzi che va dal compagno Caputo, Caputo con la finta, poi la palla nuovamente per Lezzi che cerca i compagni, c'è quindi il pallone in successione per il compagno, non ci arriva e quindi rimessa per la Putiolana. Ora il pallone alla ricerca di Guarracino, non ci arriva, poi c'è Riccio, il pallone alto alla ricerca di Guarracino, poi la palla si impena nuovamente, quindi Zingaro. Il pallone batti e ribatti, poi Fontanarosa, la sfera che arriva dalle parti di, nuovamente di Fontanarosa, e il fallo commesso nei suoi confronti nonostante Potenza lamenti una presunta manata. E quindi il pallone sul quale c'è Riccio. Quindi il pallone di Riccio, la palla lunga alla ricerca di Romeo, non ci arriva. Quindi il pallone che va dalle parti del numero 5 Stranieri, poi la sfera gestita dal 33 Nicolao per Potenza. Riccio attento con Fontanarosa servito, poi Zingaro che lo spedisce direttamente in avanti nella terra di nessuno e riparte quindi il Nardò numero 5 Stranieri. Il pallone lungo per Potenza che non la riesce a tenere e quindi nuova rimessa stavolta per la Putiolana, anzi no, fuori gioco di partenza e quindi calcio di punizione. Quindi il pallone di Riccio alla ricerca di Guarracino, la palla resta lì, qualche difficoltà per la difesa avversaria, poi il pallone è riconquistato da Fontanarosa per Cigliano che si gira, Cigliano con la palla tra i piedi decide di andare da Ruggero. Ruggero punta l'avversario, lo salta, la palla si è allungata un po' troppo e c'è il fallo nei confronti dell'avversario, scatta il cartellino giallo per il fallo sul numero 27 Valzano, calciatore non protesta, un giallo si poteva magari evitare però in questo caso l'arbitro non è stato clemente, quindi Ruggero che finisce sulla lista dei cattivi, così come sono finiti nel primo tempo Cigliano e Lezzi. Ora il pallone per Tornos, non la prende, poi Zingaro la spedisce in avanti alla ricerca di Guarracino che non ci arriva, poi Nicolao tiene il pallone contro Ruggero, Ruggero in pressing, cioè quindi il pallone dove ci arriva prima di tutti Fontanarosa che la spedisce in tribuna. Il pallone torna in campo con il numero 33 Nicolao, poi Riccio la spedisce in avanti per Cigliano che con un controllo a seguire elude l'avversario, poi Cigliano prova il pallone per Guarracino che ci arriva, poi la sfera alla ricerca di Romeo, pallone però non preciso e quindi rimessa dal fondo, in questo caso però ottimo lo spunto di Cigliano che con uno stop a seguire poi saltato l'avversario, un'azione partita dai piedi di un calciatore che tanto bene sta facendo in questo match negli oltre 50 minuti di gioco. Ora c'è quindi Nicolao, ci arriva quindi Zingaro, spedisce il pallone fuori e quindi rimessa laterale per il Nardò. Quindi il pallone
gestito dal Nardò con la sfera per il numero 8 Cancelli. Ora la sfera per Zingaro, la palla che viene servita per il numero 11 Ruggero per Cigliano, che lotta su ogni pallone e conquista il fallo. Cigliano non ne perde una, combatte su ogni sfera, su ogni pallone, ed ora conquista un fondamentale calcio di punizione. Quindi sul pallone riccio la sfera riccio, il pallone in avanti con la sfera che si impenna, c'è quindi Ruggiero che riesce a tenere il possesso, ora affrontato da due avversari, c'è in sovrapposizione Zingaro, si gira su se stesso, poi il pallone in mezzo ribattuto, la fortuna non l'aiuta nel rimpallo, è lui a toccarla per ultimo e quindi rimessa dal fondo con Lezzi, numero 26 Lezzi, per la palla per Tornos che prova a saltare l'avversario, non ci riesce, quindi la Puteolana riparte con Ruggiero che decide di ripartire da Cigliano. Cigliano per Lauria all'interno del cerchio di centrocampo, si alza il pallone per Guarracino, il pallone per Cigliano che non ci arriva di nulla, poi c'è Fontanarosa per Lauria che salta l'avversario con un sombrero, il tiro di Lauria che finisce fuori. Ottimo lo spunto, ottima l'intenzione, buona occasione. E quindi si riparte. Col pallone gestito dal Nardò. Il pallone per... sembrava poter essere riconquistato da Zingaro, c'è però il cartellino giallo nei confronti, dovrebbe essere il calciatore del Nardò, il difensore Stranieri. Con Stranieri che finisce sul taccuino degli arbitri, il secondo per il Nardò, così come per la Puteolana che ne sono sempre due, Cigliano e Ruggiero. Quindi Caputo, poi c'è quindi il pallone in mezzo con la sfera che si impena, la spizza, calciatore della Puteolana, fuori partire la Puteolana con Lauria, il pallone per Cigliano, parte contro piede della Puteolana, sempre Cigliano col possesso del pallone per Lauria, sbaglia l'ultimo passaggio e quindi riparte il Nardò, sembra poter riconquistare la palla la Puteolana, è così con Cigliano che lotta, mentre a terra un calciatore del Nardò che si rialza, tanto in pressing Ruggiero, a terra due calciatori del Nardò che faticano a riprendersi con Lezzi che si rialza e quindi si riparte col pallone, ora gestito il numero 8 Cancelli, poi la sfera per Lezzi, per Nicolao, la palla sulla fascia con il pallone che viene perso e quindi la Puteolana che può ripartire con Fontanarosa, il pallone di Fontanarosa per Guarracino che punta l'avversario, Guarracino contro il numero 3 Romeo, il pallone servito per il portiere per il Nardò che riparte con Stranieri palla al piede, la spedisce in avanti, non trova nessuno e quindi rimessa per la Puteolana che può imbastire una nuova azione da gioco. E quindi il decimo del secondo tempo, Puteolana sempre in vantaggio col punteggio di 2-0, i gol messi a segno da Ruggiero e da Romeo. Ora quindi il tiro di Romeo ribattuto, tiro velletario, palla che resta però in possesso della Puteolana con Zingaro, il pallone di Zingaro alla ricerca di Ruggiero, poi c'è Cigliano salta l'avversario, poi il pallone alla ricerca di Lauria, non ci può arrivare e quindi riprende il possesso il Nardò.
il pallone per il numero 3 Romeo, che avanza palla al piede, poi c'è Nicolao, Nicolao per Romeo, la palla per Stranieri, Stranieri può avanzare, sfera servita per il numero 8 Cancelli, poi pallone a centrocampo